Ciao a tutti, mi chiamo Elsa e vengo dalla Svizzera. Perché mi sto comportando come se fossi una criminale? Shh, sto spiando Nadine. Lei è la mia rivale. Guardate, ci sta provando di nuovo con il mio ragazzo, Klaus. Sto per trasformarla in un pupazzo di neve. Stai lontana da Klaus. Elsa, dai, stavamo solamente parlando delle ultime novità. A quanto pare il preside aveva annunciato che al posto del ballo d'inverno gli studenti sarebbero andati in una stazione sciistica e che la scuola avrebbe pagato loro il viaggio. Wow, era incredibile! Ero al settimo cielo, ma Nadine mi ha rovinato l'umore. Ci andranno solo gli studenti migliori. Dannazione, che rottura! La mia media non era altissima. Nel mio tempo libero leggevo i romanzi di avventura e guardavo le serie sui detective. Un giorno sarei diventata una famosa investigatrice e una cacciatrice di tesori. Studiare era troppo noioso. Prendere dei buoni voti agli esami finali mi sembrava impossibile. Ma la cosa peggiore era che Klaus e Nadine erano i migliori studenti della scuola, quindi sarebbero andati sicuramente al resort. Li ho immaginati insieme. Mi è quasi venuto un tic all'occhio per la gelosia. Non potevo lasciarli partire da soli. Dovevo trovare un modo per alzare la mia media. Ho provato a studiare da sola, ma mi sono addormentata con la faccia sulla tastiera. Non ci riesco. Ho bisogno di aiuto. Quando i miei genitori hanno scoperto che mi stavo impegnando molto, ne sono rimasti così entusiasti che mi hanno preso una tutor. Provate a immaginare la mia sorpresa quando una delle mie prof è entrata nella mia stanza. Insegnava letteratura e lingua olandese nella mia scuola. Prof Meyer, non sapevo che lavorassi come tutor. Sto passando un periodo difficile e ho davvero bisogno di soldi. Veniva da noi diverse volte alla settimana. Grazie a lei sono riuscita a superare gli esami finali. Mi meritavo un bel biscotto e un bicchiere di latte al cioccolato. Ho deciso di comprare una nuova tuta da sci, ma prima di tutto ho aperto il sito della scuola per controllare la lista degli studenti fortunati che sarebbero andati al resort. Sono rimasta a bocca aperta, non dalla felicità ma dall'indignazione. A quanto pare un certo Paul mi aveva superato di 10 punti. Era lui il motivo per cui il mio nome non era sulla lista. Mi sono arrabbiata tantissimo. Mi ero impegnata tanto e non era servito a niente. Ero anche furibonda con Nadine. Non preoccuparti, Elsa. Terrò d'occhio io, Klaus. Sì, è quello che mi preoccupa. Uffa, dovevo trovare una soluzione prima che Nadine mi rubasse il ragazzo. Trovato! Ho trovato Paul. Gli ho sorriso con aria civettuola e l'ho invitato per una passeggiata. Gli ho persino offerto un gelato. Forse vi starete chiedendo perché gli ho proposto una cosa simile in pieno inverno. Beh, faceva parte del mio piano. Paul ha preso il raffreddore ed è rimasto a casa. Così alla fine anche io sono stata invitata al resort. Avrei potuto farlo sin dall'inizio invece che perdere il mio tempo sui libri. Avremmo dovuto raggiungere il resort con lo scuolabus. La prof Meyer è venuta con noi. Era un viaggio lungo. Così abbiamo cantato in coro, abbiamo giocato a vedo, vedo, vedo e abbiamo bevuto la cioccolata calda. Le vacanze erano iniziate nel migliore dei modi. Mi piaceva soprattutto l'espressione acida di Nadine. Poi ci siamo ritrovati in mezzo a una terribile tempesta di neve. Stavamo percorrendo una stradina di campagna quando l'autobus si è fermato all'improvviso e noi siamo quasi caduti dai sedili. Ragazzi, state bene? Cos'è successo? L'autista è uscito e si è guardato intorno. Quando è tornato ha alzato le spalle con aria cupa e ha detto che aveva trovato un malfunzionamento. Sembra che qualcuno abbia manomesso l'autobus. Ieri non aveva alcun problema. Il tempo era terribile. La città era lontanissima e non c'era campo. Tutti erano sconvolti. Ho tentato di rallegrare i miei compagni di classe. Dov'è finito il vostro spirito di avventura? Siamo troppo impegnati a scaldarci. Iniziava a fare proprio freddo. Eravamo bloccati in un frigorifero. L'autista è andato in città per chiedere aiuto. Nadine si lamentava per il freddo e ha chiesto a Klaus se poteva scaldarla. Quell'idiota era felicissimo di abbracciarla. Uffa, forse era stata Nadine a manomettere l'autobus. A quanto pare lei era l'unica a trarne beneficio. Dopo diverse ore stavamo congelando. Ha persino iniziato a colarmi il naso. Ho proposto di giocare nella neve per scaldarci un po'. Sei fuori di testa? Fuori c'è la tormenta. Sto bene qui. Certo che stava bene. Il mio ragazzo la stava ancora abbracciando. Ma siamo comunque scesi dall'autobus perché abbiamo visto un tipo carino avvicinarsi in sella a un cavallo. Si chiamava Oscar.
Ha detto che viveva lì vicino e che avremmo potuto aspettare i soccorsi a casa sua. Presto farà buio e le temperature si abbasseranno ulteriormente. Inoltre, qui nei paraggi si aggirano dei lupi. Nessuno voleva passare la notte sull'autobus. Così, quando Oscar ci ha invitati a casa sua, eravamo felicissimi. Beh, visto che la vacanza è terminata, ma almeno scaldiamoci un po'. Oscar ci ha lanciato un'occhiata e ha detto che solo una persona poteva andare con lui, mentre gli altri avrebbero dovuto camminare. Mi sembra che tu ti stia ammalando. Dammi la mano, ti aiuto a salire su Destino. Che cosa? Ero confusa, ma poi ho capito che il suo cavallo si chiamava così. Mentre ci dirigevamo verso casa di Oscar, ho provato a scambiare due parole con lui. Gli ho chiesto perché abitasse in un posto tanto sperduto, ma lui ha risposto in maniera riluttante. Facciamo il gioco del silenzio. Che maleducato! Poco dopo siamo arrivati da lui. Oscar aveva una casa enorme, anche se mal ridotta. Che paura! Sembra un vecchio film horror. Mi piace. Vivi qui da solo? No, ci abito con i miei zii. Adesso però non sono in casa. Non toccare niente e non curiosare. Ci sono i fantasmi. Certo, come no. Non avevo mica 5 anni. Ma che figata se fosse stato vero. Oscar è uscito e ho deciso di dare un'occhiata. Sulle pareti c'erano diversi quadri e ritratti di famiglia, ma Oscar non c'era mai. Che strano. Poi ho sentito qualcuno bussare alla porta e mi sono spaventata. Mi sono voltata e ho visto un uomo. Mi ha guardata con aria sospettosa e io ho ricambiato il suo sguardo. Chi sei? Mi chiamo Elsa, sono ospite di Oscar. E lei chi è? Quel tipo era il vicino di Oscar. Viveva sull'altra sponda del lago e ha detto di non aver mai sentito parlare di Oscar, né dei suoi zii. Questa casa è abbandonata da diversi anni. Sono rimasto sorpreso quando ho visto del fumo uscire dal camino. Quindi ho deciso di passare a controllare. Dopo essersi accertato che andasse tutto bene, se n'è andato. Oscar stava chiaramente nascondendo qualcosa. Forse il vicino si era sbagliato. Volevo dare un'occhiata alla casa, ma in quel momento sono arrivati i miei compagni. Si sono avvicinati al fuoco per scaldarsi le mani, mentre la prof Meyer si è guardata intorno incuriosita. Wow, che libreria! Dopo aver sfogliato quel libro polveroso, si è chiesto di darle i nostri telefoni. Non voglio che i vostri genitori si preoccupino, quindi li rassicurerò io stessa. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Eravamo troppo stanchi e avevamo troppo freddo per protestare. Dopodiché la prof ha chiamato il preside e ci ha detto che cosa aveva scoperto. Finché la tormenta non si placa, non riescono a mandarci il carro attrezzi. Dobbiamo aspettare qui, ragazzi. Oscar ha alzato le spalle e si è seduto accanto al fuoco per leggere il libro antico che la nostra prof aveva appena sfogliato. Ci siamo seduti anche noi e abbiamo cercato di dormire un po', anche se avevo troppa fame per dormire. Cavoli, Elsa, il tuo stomaco sta brontolando a tal punto che tremano le pareti. Pensa agli affari tuoi. Elsa, non essere maleducata. Cosa? Stava davvero difendendo Nadine? Guardarli mi faceva imbestialire. Così sono andata dal proprietario di casa. Ehi, Oscar, c'è qualcosa da mangiare qui? C'è del fieno nella stalla. Irritata gli ho preso il libro dalle mani, così non poteva più ignorarmi. E ho capito che era un diario, ma non sapevo in che lingua era scritto. Interessante. Oscar mi ha lanciato un'occhiataccia. Ridammelo, è molto delicato. Anch'io sono delicata e voglio mangiare. Gli ho ridato il diario e lui ha sospirato rassegnato. E poi mi ha portata in cucina. Sapete qual era la cosa più sospetta? Oscar non sapeva dove fosse il cibo e nemmeno i piatti. Ma era casa sua. Ha aperto un'anta dietro l'altra, con aria persa. Dovrebbe esserci qualcosa qui. Il vicino aveva ragione. Oscar aveva mentito sul fatto di essere il proprietario della casa. Ma allora chi era? Era un mistero adatto alla detective Elsa. Poco dopo sono tornata in soggiorno e ho visto Nadine dormire appoggiata alla spalla di Klaus. Quel traditore. Perché non mi diceva che era interessato a lei? Sapete, era molto doloroso. Mi sono seduta su una poltrona, arrabbiata, e mi sono addormentata. Mi sono svegliata nel bel mezzo della notte perché ho sentito uno strano fruscio. Ho visto una sagoma superarmi e passare attraverso la libreria. E poi gli specchi appesi hanno iniziato a tremare. Ma che
cavolo, quella casa era davvero infestata. I miei compagni continuavano a russare ignari. Ho deciso che era solo un brutto sogno e sono tornata a dormire. Quando ci siamo risvegliati, abbiamo visto che Nadine e Klaus erano spariti. Ci siamo preoccupati molto. La cosa più strana era che le loro giacche erano ancora appese insieme alle altre. Non potevano essere usciti. Ci siamo divisi e abbiamo setacciato la casa. Klaus! Nadine! Dove siete finiti, idioti? Ovviamente ero ancora arrabbiata con loro, ma temevo anche che gli fosse successo qualcosa. Non riuscivamo a trovarli. Ho deciso che era arrivato il momento di chiamare la polizia, perché la situazione era troppo sospetta. Tuttavia, quando ho chiesto il mio telefono alla prof. Meyer, mi ha detto che anche i telefoni erano spariti. Che cosa stava succedendo? Mentre li stavo cercando in soggiorno, Oscar è entrato di colpo nella stanza, furibondo, e se l'è presa con me. Il mio diario è sparito! Lo hai rubato tu! Non ho rubato un bel niente! Anche i nostri telefoni sono spariti. Sono sicura che è colpa tua. Perché vi ho aiutati? Le persone come voi portano soltanto guai. Ha serrato la bocca con aria furiosa e mi sono preoccupata. In quel momento gli specchi hanno ricominciato a tremare. Erano di nuovo quei fantasmi. Oh no, dovevamo scappare. Ho ripensato al vicino. Casa sua era sull'altra sponda del lago. Se fossimo andati lì avremmo potuto chiedergli aiuto. Oscar ha provato a fermarmi, ma io sono corsa fuori. Non avevo intenzione di passare un minuto di più insieme a quel tipo sospetto. Torna indietro, pazza che non sai altro. Fa troppo freddo fuori. Ok, dov'era la casa? Il mio piano era perfetto, tranne che per una cosa. Mi sono persa quasi subito. Quando si è fatto buio ero un po' impaurita. Volevo tornare indietro, ma non sapevo dove mi trovassi. Mi battevano i denti dal freddo. Wow, Elsa, questa volta hai proprio rovinato tutto. Mi ero persa e presto sarei diventata un ghiacciolo. All'improvviso ho visto una sagoma. Era Oscar. Ho iniziato a indietreggiare perché non mi fidavo di lui. Smettila di scappare! Io e Destino siamo esausti. Ha spiegato che mi aveva seguita, ma che la neve aveva coperto le mie tracce, quindi trovarmi non era stato facile. Ero stanchissima. Così gli ho chiesto di riportarmi a casa sua. Ma anche se c'erano i fantasmi, almeno non faceva così freddo. Dovremmo permettere a Destino di riprendersi. Congeleremo! Oscar si è guardato intorno con fare determinato e ha detto che avrebbe trovato una soluzione. Poi ha preso dei tronchi e dei bastoni, ha costruito una capanna e acceso il fuoco. Wow! In quel momento mi è sembrato così forte e sicuro di sé. Abbiamo provato a scaldarci davanti al fuoco, ma faceva comunque troppo freddo. Poi Oscar mi ha abbracciata all'improvviso. Così staremo più al caldo. Mi sono sentita avvampare, ma aveva ragione. Ho sentito subito più caldo. E poi ho deciso di spezzare quel silenzio imbarazzante. E gli ho chiesto di dirmi che cosa stava succedendo e perché si stava comportando in modo così strano. Sei una buona osservatrice. Se devo essere sincero, quella non è la casa dei miei zii. L'ho comprata l'altro giorno e mi sono trasferito ieri. Non volevo che nessuno scoprisse i miei piani. Ebbene, a quanto pare la famiglia di Oscar era benestante, ma a lui non piaceva frequentare tutte quelle persone ricche. Lui era un avventuriero e un sognatore. Era sempre alla ricerca di un tesoro. Avevamo un sacco di cose in comune. Un giorno in una biblioteca ho trovato un vecchio diario. Ecco come ho scoperto che l'ex proprietario di questa casa aveva nascosto un tesoro qui sotto. Dopotutto trovare un tesoro è sempre stato il mio sogno. Il diario però è scritto in olandese, che è una lingua che non conosco. Recuperare il tesoro mi sta chiedendo più tempo del previsto. E ieri il diario è scomparso. Wow, la tua vita sembra una serie TV. Non sono stata io a prendere il diario, te lo giuro. Ti credo. Abbiamo chiacchierato per un po' e ho capito che mi stavo innamorando di lui. Avevamo iniziato con il piede sbagliato. Tuttavia, ora anche voi avrete capito che Oscar era la mia anima gemella. Forse poteva sembrare un incontro casuale, ma io sapevo che era un segno del destino. Quando il cavallo si è ripreso, siamo tornati a casa di Oscar. Credevo che il peggio fosse passato. Invece... Oh no... A quanto pare tutti i miei compagni erano scomparsi. La prof. Meyer era l'unica rimasta. Ha messo qualcosa in borsa alla svelta. Cos'è successo? Dove sono tutti? Non lo so. Sta succedendo qualcosa di strano. Ho paura, voglio andarmene. Ha provato a sollevare la borsa, ma i manici si sono rotti perché era troppo pesante. All'inizio ho scorto i nostri telefoni, quindi non erano spariti. Non c'era nemmeno campo. La nostra prof ci aveva mentito sul fatto che aveva chiamato il preside. A quel punto ho visto il diario di Oscar e... Bingo! Ehi, che cosa pensava di fare?
Alla fine ho capito che cosa stava succedendo. Ma certo, la prof Meyer insegnava olandese. Probabilmente aveva letto il diario e aveva scoperto dove si trovava il tesoro. Dopo averci sequestrato i telefoni, si era messo a cercarlo. Dopotutto, una volta mi aveva detto che aveva bisogno di soldi. Non avete ancora capito? Ho scoperto dov'è il tesoro. E non voglio che arrivi il carro attrezzi prima che io riesca a impossessarmi dell'oro. A quanto pare, dietro la libreria del soggiorno c'era una porta nascosta. Ecco dove era nascosto il tesoro. Quella notte non avevo visto nessun fantasma. Era la prof Meyer che si era intrufolata nella stanza segreta. Sarebbe andato tutto liscio se Nadine e Klaus non mi avessero vista con l'oro. Ho dovuto chiuderli nella stanza segreta. Ecco perché gli specchi tremavano. Probabilmente stavano bussando dall'altra parte della parete in cerca di aiuto. Gli specchi dovevano essere insonorizzati. Mentre eravamo via, la prof Meyer aveva chiuso lì dentro anche tutti gli altri compagni. Tra poco li raggiungerete. E io scapperò con il denaro. Ha spostato un libro da uno scaffale e si è aperto una porta segreta. Wow, interessante! E spaventoso. La prof Meyer è venuta da noi, ma poi la porta d'ingresso si è aperta all'improvviso. E l'autista è entrato di colpo, insieme alla polizia. Hanno arrestato la prof Meyer e hanno liberato i miei compagni. A quanto pare, quando il nostro autista era tornato a scuola, aveva controllato i filmati delle telecamere di sorveglianza. E aveva scoperto che era stata la prof a manomettere l'autobus. Aveva rubato i soldi che sarebbero serviti per pagare il pernottamento al resort. E quindi non voleva farci arrivare a destinazione. Mi sono anche accorta che quando i miei compagni sono usciti dalla stanza segreta, Klaus stava abbracciando teneramente Nadine. Ho dimenticato la mia gelosia, perché ho capito che erano fatti l'uno per l'altra. Mentre per quanto mi riguarda, grazie al destino, ho conosciuto un ragazzo spericolato come me. Oscar mi ha preso la mano e ha detto che offrire aiuto al nostro autobus era stata la decisione migliore della sua vita. Oscar ha donato a un museo parte del tesoro e ha speso il denaro restante per ristrutturare casa sua. Abbiamo creato delle escape room per tutti coloro che amano risolvere i misteri. Sono sicura che sarà divertente. Comunque, vi ricordate, Paul? Mi sono scusata con lui per l'incidente del gelato. Tuttavia, lui non era arrabbiato con me, perché in ospedale ha conosciuto una ragazza. Vi è mai capitato che un incontro casuale vi cambiasse la vita?